Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Davi Channel. Buon pomeriggio a tutti. Da come avrete potuto intuire dalla premessa di questo video, noi oggi andremo ad affrontare l'argomento cellula batterica barra cellula procariotica. Vedremo e studieremo le principali e sostanziali differenze che ci sono con le cellule eucariotiche e scopriremo l'organizzazione dei batteri. Ovviamente, così come le cellule eucariotiche, quindi le cellule animali e vegetali, anche le cellule procariotiche, quindi le cellule batteriche, per essere osservate bene, devono essere viste al microscopio, perché stiamo parlando di microrganismi. Scopriremo perché cose così piccole in realtà possono causare anche cose molto molto grandi. Quindi io direi di far partire la sigla e poi, come dico sempre io, entriamo subito nel vivo dell'azione. A tra poco, ragazzi! Bene ragazzi, eccoci qua. Come abbiamo già detto nell'intro di questo video, noi oggi affronteremo l'argomento batteri. Prima di iniziare a parlare di questo interessante e importante argomento, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche in modo tale da rimanere aggiornati real time tutte le volte che io pubblico un video e quindi vi arriverà la notifica sul telefono per seguire in tempo reale tutti i miei aggiornamenti. Detto questo, vediamo subito come è fatta una cellula batterica e iniziamo a dire che ovviamente ci sono delle differenze con le cellule eucariotiche, ovvero con le cellule animali e vegetali. Le cellule procariotiche o procariote sono diverse rispetto a quelle vegetali e a quelle animali. Basta pensare, per esempio, che la cellula animale, per esempio, misura 10 micrometri, mentre la cellula batterica misura soltanto un micrometro, quindi sono molto 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 più piccole le cellule procariotiche rispetto alle cellule eucariotiche. Il micrometro, per chi non lo sapesse o comunque per chi già lo ha dimenticato, perché comunque già l'ho spiegato in un video precedente, sarebbe la milionesima parte del metro, ovvero la millesima parte del millimetro, e un numero estremamente piccolo. Se lo dovessimo scrivere in notazione scientifica, scriveremmo che un micrometro è uguale a 1,0 per 10 alla meno 6 metri. In questa diapositiva vediamo le sostanziali differenze che ci sono fra le cellule procariotiche e le cellule eucariotiche. Sicuramente al primo posto la differenza più importante è rappresentata dalla presenza di un nucleo, perché il nucleo non c'è nei procarioti, mentre è presente nelle cellule animali e vegetali. Il nucleoide invece è presente soltanto nei procarioti, quindi nella cellula batterica, mentre è assente nelle cellule eucariotiche. Nei batteri il DNA non è complessato agli istoni, mentre nelle cellule eucariotiche sì. I cromosomi, per quanto riguarda i cromosomi, nei procarioti ce n'è soltanto uno, mentre negli eucarioti ce n'è più di uno. Non essendoci un nucleo, ovviamente nei procarioti non è presente neanche il nucleolo, mentre negli eucarioti sì. E inoltre, altra sostanziale differenza è che i procarioti si dividono per scissione binaria, quindi c'è la formazione di un setto e poi la divisione cellulare, mentre gli eucarioti fanno mitosi e meiosi. Un'altra sostanziale differenza è data dalla presenza di mitocondri e cloroplasti, che sono presenti nelle cellule eucariotiche, quindi soprattutto i cloroplasti sono presenti nelle cellule vegetali, mentre i mitocondri sono presenti nelle cellule animali e sono assenti invece nei procarioti, quindi nei batteri. Lo stesso discorso vale per i cloroplasti. Per quanto riguarda invece anche l'apparato del Golgi, così come anche il reticolo endoplasmatico, questi ultimi due organelli non ci sono nelle cellule batteriche, non ci sono quindi nei procarioti, mentre negli eucarioti sì. Un'altra sostanziale differenza sta nella dimensione del complesso ribosomiale, quindi nella grandezza delle subunità grandi e piccole dei ribosomi, che nel complesso, nei batteri e quindi nei procarioti, misurano in totale 70S, dove S è il coefficiente di sedimentazione, quindi Svedberg, mentre negli eucarioti misura 80S. Gli isosomi, i microtubuli, sono assenti nei procarioti, che sono comunque strutture, soprattutto i microtubuli facenti parte al citoscheletro cellulare, mentre sono presenti in cellule animali e vegetali. L'ultima differenza riguarda appunto
la differenziazione, scusate il gioco di parole, dei procarioti che hanno appunto una diversificazione abbastanza elementare, mentre gli eucarioti ovviamente si differenziano in organi e tessuti. Questa è la foto di un batterio al microscopio elettronico, questa invece è la foto, tra virgolette, di un batterio e le sue strutture in questa diapositiva sono praticamente schematizzate. In questa diapositiva è possibile notare in maniera netta tutte le strutture che vanno a comporre appunto la cellula procariotica. Quindi abbiamo il flagello, le proteine di superficie, la parete cellulare, che sarebbe quella blu, lo spazio periplasmico o periplasma, come dir si voglia, è uguale. La membrana citoplasmatica, la capsula, i corpi inclusi, i ribosomi, il nucleoide e alla fine anche i mesosomi. In questo video parleremo in maniera dettagliata di ognuna di queste strutture. Non prima di aver fatto un riassunto, un riepilogo dell'organizzazione della cellula procariotica. Quindi a partire dall'interno verso l'esterno della cellula batterica troviamo il nucleoide, il citoplasma, i ribosomi e i corpi inclusi, i mesosomi, la membrana plasmatica, il periplasma, la parete cellulare, la capsula e alcuni appendici extra, come ad esempio le cilia e i flagelli che possono anche essere assenti. Iniziamo a parlare del nucleoide. Il nucleoide fondamentalmente sarebbe il cuore della cellula procariotica. A differenza delle cellule animali e vegetali, nei batteri il DNA non è racchiuso in un nucleo, ma è sparso direttamente nel citoplasma. Il nucleoide ha una consistenza molto densa ed è facilmente riconoscibile al microscopio elettronico. Alcuni processi riguardanti il nucleoide, come ad esempio la replicazione del DNA, avvengono nel citoplasma, così come anche la sintesi proteica. Negli eucarioti, invece, la fase di trascrizione della sintesi proteica avviene nel nucleo, mentre la fase di traduzione avviene nel citoplasma, dopo che è stato prodotto l'RNA messaggero, in acronimo mRNA. Nei batteri, invece, la sintesi proteica avviene tutta nel citoplasma. Il citoplasma dei procarioti contiene acqua, sali, ioni inorganici, proteine e altre piccole molecole sparse. Per composizione possiamo dire che è simile a quello delle cellule eucariote ed è anche la sede di importanti processi biochimici, come abbiamo appena detto, come ad esempio la sintesi proteica e la replicazione del DNA. Nei procarioti i ribosomi misurano 50S la subunità grande e 30S la subunità piccola. Il complesso ribosomiale nel complesso misura 70S, dove, lo ripeto, S è il coefficiente di sedimentazione Svedberg. Come abbiamo già detto in precedenza, nei batteri la sintesi proteica avviene tutta nel citoplasma, quindi sia la fase di trascrizione che la fase di traduzione avvengono nello scompartimento citoplasmatico del batterio. Nei procarioti, non essendo presente reticolo endoplasmatico rugoso, così come anche quello liscio, anche i ribosomi sono immersi nel citoplasma e questo spiega il motivo principale e fondamentale per il quale appunto tutta la sintesi proteica, quindi tutte le fasi della sintesi proteica, trascrizione e traduzione, avvengono appunto nel citoplasma. Al quarto posto troviamo i mesosomi, che sono delle rientranze membranose all'interno delle quali avvengono importanti reazioni metaboliche e respiratorie. Sono praticamente gli equivalenti dei mitocondri negli eucarioti e possono essere di vario tipo. I mesosomi possono essere settali, respiratori, biosintetici, fotosintetici oppure sporali. I mesosomi settali intervengono nella divisione cellulare, facilitando la separazione dei due filamenti di DNA e la formazione del setto. Nella fase di replicazione cellulare, nella fase della replicazione batterica, perché, come abbiamo detto all'inizio del video, i batteri non fanno né mitosi né meiosi, ma si dividono per scissione binaria, e in questo processo di scissione binaria assumono un ruolo fondamentale i mesosomi settali. I mesosomi possono essere anche respiratori, i quali hanno citocromi ed enzimi respiratori. Possono essere biosintetici se invece contengono enzimi coinvolti nella sintesi dei componenti della parete, fotosintetici, oppure possono essere sporali.
I mesosomi sporali sono essenziali per la formazione dell'endospore. Parliamo della membrana citoplasmatica. Nei procarioti svolge vari ruoli: barriera permeabile selettiva, in quanto permette il passaggio di molecole a ambuilati, ma al contempo ne blocca anche il passaggio di altre. È una sede di sistemi di trasporto attivo e passivo, primario e secondario. Può essere anche la sede di alcuni importanti processi metabolici, come la respirazione e la fotosintesi, e infine può essere anche la sede di recettori per la chemiotassi, ovvero il movimento in sostanze acquose. Come potete vedere in questa diapositiva, la membrana citoplasmatica dei procarioti è molto simile, anzi io direi del tutto uguale rispetto a quella degli eucarioti, perché anche in questo caso troviamo i fosfolipidi, che per chi non lo sapesse sono delle molecole anfipatiche, quindi hanno una parte polare idrofila e una parte apolare idrofoba. La testa è la parte polare idrofila, mentre la coda è la parte apolare idrofoba. E la coda apolare, ovviamente, così come in tutti i fosfolipidi delle membrane, è costituita appunto dalle due lunghe catene di acidi grassi, mentre la testa apolare idrofila è costituita dal nucleo di glicerolo più il gruppo R, che conferisce il nome al fosfolipide. Di questo argomento, comunque, già ne abbiamo parlato nel video della cellula animale. Vi lascio il link in descrizione, andate a dargli un'occhiata. In questa immagine troviamo appunto il layer fosfolipidico, quindi il doppio strato fosfolipidico, con tutti i fosfolipidi adiacenti gli uni agli altri e disposti in maniera simmetrica, appunto gli uni di fronte agli altri, con le loro ovviamente proteine intrinseche ed estrinseche, quindi proteine che si inseriscono nel doppio strato e proteine superficiali, le quali svolgono tutte diverse funzioni. Al sesto posto dell'organizzazione cellulare procariotica troviamo il periplasma, che è lo spazio che si trova fra una membrana e la sua rispettiva parete cellulare. I gram positivi, avendo una parete più spessa, presentano soltanto uno spazio periplasmico, mentre i gram negativi, avendo una conformazione della parete differente, hanno due periplasmi. Nel periplasma sono presenti molte molecole, come ad esempio enzimi e proteine. Fra i più importanti sicuramente troviamo le binding proteins, ovvero le ligandine periplasmatiche, che svolgono principalmente funzioni di legame con altre varie tipologie di molecole, come ad esempio proteine, zuccheri, amminoacidi, vitamine e ioni. Troviamo poi anche gli enzimi degradativi, proteasi, endonucleasi di tipo 1 e fosfatasi, e troviamo anche enzimi detossificanti, come ad esempio la beta-lattamasi, che inattivano le penicilline e le cefalosporine. Parliamo ora dell'argomento più importante di tutto il video, ovvero la parete cellulare delle cellule procariotiche. Il suo principale componente è il peptidoglicano. Questo peptidoglicano è un eteropolimero di aminozuccheri, acetilati e amminoacidi. I suoi due componenti principali sono l'acido N-acetilmuramico, in acronimo NAM, e l'N-acetilglucosamina, in acronimo NAG. Nei gram positivi la parete è diversa rispetto a quella dei gram negativi, e il tutto è dovuto alla diversa conformazione della parete che hanno le due tipologie di batteri. In questa diapositiva possiamo vedere a livello schematico quali sono le principali differenze che ci sono fra la parete cellulare dei gram positivi rispetto alla parete cellulare dei gram negativi. L'organizzazione del peptidoglicano è alla base della diversa risposta alla colorazione di gram. La colorazione di gram fondamentalmente sarebbe una tecnica di laboratorio che si può riprodurre. Fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui vi parli in maniera dettagliata della colorazione di gram, di questa particolare tecnica, perché ovviamente ci sono dei passaggi da effettuare, c'è un protocollo da rispettare, perché altrimenti ovviamente la reazione non avviene. E se l'argomento vi incuriosisce, fatemelo sapere nei commenti, così vi porterò un video a riguardo. Nei gram negativi, scusate, nei gram positivi, infatti, troviamo
partire dall'interno verso l'esterno della cellula, la membrana plasmatica, il periplasma e uno spesso strato di peptidoglicano. I gram positivi sono detti anche batteri monodermi, perché hanno soltanto una membrana, che è appunto la membrana citoplasmatica. All'acido N-acetilmuranico, quindi al NAM del peptidoglicano dei gram positivi, sono legati quattro amminoacidi, che sono la L-alanina, l'acido diglutammico, detto anche glutammato, la L-lisina e la D-alanina. In questa slide vediamo a sinistra la foto al microscopio elettronico di una parete di un gram positivo, mentre a destra troviamo praticamente la stessa foto schematizzata. Quindi è possibile vedere in maniera netta e distinta la membrana citoplasmatica, lo spazio periplasmico, il periplasma che sarebbe nella foto di destra quello spazio azzurrino, e poi lo spesso strato di peptidoglicano. Poi ci sono anche gli acidi teicoici, dei quali parleremo tra poco in maniera un po' più approfondita. Nei gram negativi, invece, troviamo sempre a partire dall'interno verso l'esterno della cellula la membrana plasmatica, il periplasma, uno strato sottile di peptidoglicano, un altro periplasma e una membrana esterna. Proprio perché presentano due membrane, i gram negativi, ovvero quella citoplasmatica e quella esterna, sono chiamati anche batteri didermi. Anche in questo caso al NAM del peptidoglicano sono legati degli amminoacidi, ma siccome ci troviamo nei gram negativi, in questo caso gli amminoacidi cambiano e sono la L-alanina, l'acido diglutammico, che sono uguali rispetto, così come quelli dei gram positivi, l'acido mesodiaminopimelico e la D-alanina. Quindi fondamentalmente è diverso soltanto un amminoacido, che sarebbe il terzo amminoacido, che sono legati al NAM, perché nei gram positivi abbiamo la L-alanina, l'acido diglutammico, la lisina e l'alanina. Qui invece abbiamo l'alanina, il glutammato, l'acido mesodiaminopimelico e l'alanina. Cambia soltanto l'amminoacido numero 3. Come potete vedere, anche in questo caso, in maniera netta e distinta, a sinistra troviamo la schematizzazione della parete dei gram negativi, quindi abbiamo la membrana plasmatica, un piccolo periplasma, un sottile strato di peptidoglicano, un altro periplasma, la membrana esterna e i lipopolisaccaridi, che sono delle componenti strutturali della membrana esterna, che completano appunto questa conformazione, mentre a destra c'è la foto al microscopio elettronico della parete cellulare di un gram negativo. Come potete vedere, in entrambi i casi comunque si riescono a vedere in maniera distinta tutte le strutture facenti parte della parete. Gli amminoacidi comunque svolgono un'azione protettiva nei confronti di alcuni enzimi chiamati peptidasi, che sono fondamentalmente degli enzimi in grado di ledere il peptidoglicano e le sue subunità. In questa diapositiva troviamo a livello chimico la composizione della parete cellulare, sia del peptidoglicano dei gram positivi che dei gram negativi. Quindi abbiamo nella parte verde c'è il NAM che è colorato di verde, il NAG che è colorato di rosso e poi sotto in nero gli amminoacidi che sono, come abbiamo detto, la L-alanina, l'acido diglutammico, il glutammato, l'alanina, che sono uguali per tutti, e poi il terzo amminoacido che cambia perché nei gram positivi è la L-lisina e nei gram negativi è l'acido mesodiaminopimelico. Tutto il resto è uguale, non cambia assolutamente niente. L'unica cosa che cambia è l'amminoacido numero 3. Quando si parla di parete cellulare nei batteri, non si può non parlare anche dei ponti crociati e dell'importanza che essi hanno a livello strutturale. Nella parete, sia dei gram positivi che negativi, si formano dei legami crociati fra i vari amminoacidi che legano a loro volta il NAM, i quali conferiscono alla parete cellulare stessa molta più resistenza e molta più forza meccanica. D'altro canto, però, i ponti crociati possono essere anche dei siti di attacco da parte di alcune tipologie di antibiotici, i quali, rompendo tali legami, distruggono una parte fondamentale della parete del batterio, il quale poi appunto morirà per lisi osmotica. I legami crociati sono possibili grazie alla presenza di questi
gruppi di NH2, quindi questi gruppi amminici che vedete nella diapositiva in corso, che sono fondamentalmente cerchiati di blu. A sinistra abbiamo l'acido mesodiaminopimelico, mentre a destra abbiamo la lisina. E questi amminoacidi possiedono due gruppi amminici e possono formare dei legami peptidici. Questa è la situazione che c'è nei gram negativi, quindi abbiamo NAM, NAG, al NAM sono legati praticamente l'alanina, il glutammato, l'acido mesodiaminopimelico con il suo gruppo NH2, quindi con il suo gruppo amminico che lega il gruppo carbossilico della dialanina del NAM sottostante, e poi abbiamo sotto appunto l'altro amminoacido, l'ultimo, che è sempre la dialanina, che a sua volta farà un altro legame con l'acido mesodiaminopimelico del NAM soprastante, e così via. A destra, in basso a destra, troviamo appunto questo schema in maniera semplificata, perché si distinguono in maniera netta le subunità di NAM e NAG, che sono rispettivamente arancioni e rosse, e poi appunto gli amminoacidi che sono le palline blu e i legami che fanno. Nei gram positivi invece la situazione è questa. E nei gram positivi c'è da dire una cosa, che si forma un legame costituito da un ponte di pentaglicine. Quindi ci sono 5 glicine, ci sono 5 amminoacidi che nel complesso costituiscono il ponte crociato nei gram positivi. Quindi anche in questo caso abbiamo NAM e NAG, i 4 amminoacidi che sono alanina, glutammato, lisina e alanina, e la lisina con il suo gruppo amminico forma poi un ponte di pentaglicine che arriva al gruppo carbossilico della dialanina attaccata al tutto il resto di amminoacidi facenti parte al NAM sottostante. Qui ci sono le differenze fra la parete cellulare dei gram positivi e dei gram negativi. Voi potete vedere in violetto nella slide dei gram positivi, troviamo appunto il ponte di pentaglicine, le palline colorate sono gli amminoacidi legati al NAM, quindi lisina, glutammato, alanina e tutto il resto, mentre a destra troviamo appunto la situazione nei gram negativi, quella di cui abbiamo appena parlato. Nella parete dei gram positivi ci sono anche gli acidi teicoici. Questi sono solamente due, l'acido teicoico e l'acido lipoteicoico. Nei gram negativi sono assenti. Gli acidi teicoici fondamentalmente sono dei polimeri di glicerol fosfato o ribitol fosfato. Sulla superficie del peptidoglicano può essere presente uno strato di proteine coinvolte nelle interazioni tra la cellula e il suo ambiente. Nei patogeni contribuiscono all'adesione di tessuti dell'ospite, a prevenire l'opsonizzazione e a bloccare la fagocitosi. Nei gram negativi invece gli acidi teicoici sono assenti, tuttavia i gram negativi hanno a loro volta altre strutture più o meno complesse facenti parte della loro parete, come ad esempio la membrana esterna. Questa risulta essere molto più permeabile, molto più permissiva rispetto alla membrana citoplasmatica e costituisce comunque un'efficiente barriera protettiva nei confronti di sali biliari, antibiotici, lisozima e altre sostanze tossiche. I componenti principali della membrana esterna sono i fosfolipidi, lo abbiamo già detto, alcuni tipi di proteine come la lipoproteina mureinica, le proteine canali purine OMP e i lipopolisaccaridi LPS. In questa diapositiva notiamo in particolar modo le purine, quindi sono a sinistra, viste dall'alto, sono fondamentalmente dei cilindri all'interno dei quali possono passare molecole o ioni di diverse dimensioni, e siccome si trovano nella membrana esterna, grazie a queste porine, la membrana esterna appunto risulta essere, come abbiamo già detto poco fa, più permissiva rispetto alla membrana citoplasmatica. A destra invece troviamo sempre le porine OMP, però viste frontalmente. I lipopolisaccaridi invece favoriscono l'adesione alle superfici e contribuiscono alla formazione di biofilm. Limitano l'ingresso di sali biliari, antibiotici e altre sostanze tossiche per il batterio.
numerosi gram negativi, come ad esempio Salmonella SPP, che è la responsabile della febbre tifoide e altre malattie enteriche, oppure Yersinia pestis, che è la responsabile invece della peste bubbonica, devono le loro proprietà tossiche proprio grazie alla presenza di questi lipopolisaccaridi LPS. I componenti principali dei lipopolisaccaridi sono tre. Abbiamo la catena laterale O, detta anche antigene O, il nucleo polisaccaridico e il lipide A. Questa è un'endotossina e diventa tossica a concentrazioni alte o a dosi elevate. Le endotossine causano febbre, shock, coagulazione ematica, emorragie intestinali, dissenteria e infiammazioni. In questa diapositiva vediamo come è fatto un lipopolisaccaride. Quindi abbiamo in alto l'antigene O, al centro il nucleo polisaccaridico, dal punto di vista biochimico scritto tutto in blu, e poi in basso il lipide A evidenziato in verde, ovvero l'endotossina. Parliamo ora della capsula. La capsula è costituita dallo strato S, dalla capsula vera e propria e da uno strato mucoso. Lo strato S può essere anche assente, così come tutta la capsula in generale. La sua vera funzione è ancora tutta da scoprire, ma si pensa sia coinvolta principalmente nei processi di filtrazione grazie alla presenza di molecole come dimeri, trimeri ed esameri che si autoassemblano selezionando le molecole in entrata nel batterio e generando una sorta di struttura a rete. Lo strato S ha una natura proteica e glicoproteica ed è lo strato più interno della capsula. La capsula è intermedia fra lo strato S e lo strato mucoso, è la struttura più definita e così come lo strato S anch'essa può risultare assente. Le sue principali funzioni sono la resistenza, l'essiccamento, l'adesione, la riserva, ma soprattutto la virulenza. Questa sua caratteristica dipende dal fatto che la capsula, essendo una struttura grande e pesante per un batterio, rende difficili i processi di fagocitosi da parte dei globuli bianchi, ostacolando quindi la risposta immunitaria dell'ospite. Infine troviamo lo strato mucoso, che è uno strato non ben definito e senza confini. La sua composizione è molto variabile, è costituito principalmente da polisaccaridi, proteine o addirittura entrambi. E la sua principale funzione è quella di promuovere lo spostamento per scivolamento sulle superfici, sulle quali ovviamente non attecchisce bene. Generalmente si disintegra nell'ambiente esterno e non lega mai in maniera specifica alcun tipo di molecola. Appendici extra e flagelli. La differenza fra queste due tipologie di strutture in realtà non sono molte, che di solito vengono indicati come flagelli le strutture che misurano più di 10 micrometri, mentre le ciglia misurano meno di 10 micrometri. Inoltre le ciglia sono molte per una cellula, i flagelli invece solo uno, ma questo non è sempre vero, basta pensare ai batteri lofotrichi, per esempio, i quali presentano un ciuffo di flagelli ad un'estremità, oppure ai peritrichi, i quali hanno invece flagelli su tutto il perimetro, oppure agli anfitrichi, che hanno soltanto due flagelli ai pori. Entrambi sono strutture specializzate per il movimento ed entrambi sono costituiti da 9 coppie di microtubuli disposte ad anello intorno ad una coppia di microtubuli centrale, secondo la classica conformazione di microtubuli 9 più 2. I microtubuli sono strutture prettamente proteiche facenti parte anche del citoscheletro cellulare degli eucarioti. In questa diapositiva vediamo come è fatto un flagello e tutte le sue principali strutture. Quindi a partire dal basso troviamo un anello C, che è fondamentalmente l'anello di base. Abbiamo la proteina FLI, che sarebbe praticamente l'invertitore del motore. Le proteine motrici, che sono quelle marroni, e l'anello MS. Tutto questo complesso proteico si inserisce appunto nella membrana citoplasmatica della parete di un gram negativo. Poi nel periplasma e nel leggero strato di peptidoglicano troviamo un'altra struttura che sarebbe l'anello P, al quale è legata poi un'altra struttura che invece è l'anello L, quello evidenziato in rosso, il quale si inserisce invece nella membrana esterna.
A livello dei lipopolisaccaridi invece troviamo un uncino, che sarebbe praticamente la struttura che ruota e permette appunto il cambio di direzione del batterio quando il flagello si muove. Poi abbiamo la flagellina, che è la componente proteica più abbondante e principale appunto del flagello. Abbiamo visto quindi in questo video tutte le strutture della cellula procariotica, come è fatta la cellula batterica e le principali differenze con le cellule eucariotiche. Fatemi sapere con un commento se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale oppure lasciate un dislike se il video non vi è piaciuto. Noi ci vediamo e ci sentiamo con un prossimo video, ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento a tutti. Ciao ciao! The fucking pretty face in the club on the floor. I want some more. I'm waiting.